Mi trovo nella sala del Consiglio Comunale ed è il luogo dove il Consiglio Comunale si riunisce. Il Consiglio è quell'organo del nostro comune ed è presente in tutti i comuni d'Italia che ha il compito di discutere e poi prendere le decisioni che riguardano la vita di noi cittadini. Tutte le questioni vengono discusse all'interno del Consiglio. Iniziamo il percorso di quest'anno della consulta delle ragazze e dei ragazzi. La consulta, come dice il nome stesso, è un luogo consultivo, quindi di confronto, tra l'amministrazione comunale e voi ragazzi. In ogni classe delle seconde medie di Faenza verranno eletti due rappresentanti che andranno a comporre poi questa assemblea di studenti. L'obiettivo della consulta è innanzitutto un'esperienza civica perché ci insegna e vi insegna come funzionano i procedimenti amministrativi, come funzionano le decisioni all'interno dell'amministrazione. A voi poi spetterà il compito di condividere con i vostri compagni le idee, le scelte e sostenere le ragioni delle vostre idee. L'anno scorso, la consulta si è concentrata su un tema che era quello delle aree verdi che possono essere utili all'attività scolastica. Abbiamo chiesto ai rappresentanti di, ragionare come le aree verdi adiacenti alle vostre scuole potessero essere maggiormente integrate. Come tutte le decisioni amministrative, occorre del tempo. E infatti l'anno scorso è iniziato il percorso, ma quest'anno ai rappresentanti che verranno eletti spetterà anche il compito di proseguire il percorso iniziato dai vostri predecessori. Nel 1940 l'Italia, sotto il governo fascista, entrò nella Seconda Guerra Mondiale a fianco della Germania nazista, contro le formazioni di inglesi, russi, del governo francese in esilio e poi anche degli americani. Nel 1943 cadde il fascismo, ma questo non significò la fine della Seconda Guerra Mondiale per l'Italia. Infatti, il nostro paese era occupato dai nazisti e dalla Repubblica Sociale Italiana, diretta emanazione del regime fascista. Ma gli italiani non si diedero per vinti. In molti si impegnarono a costo della loro vita, lottando e sacrificandosi, per riconquistare le libertà democratiche. Iniziò quindi quella guerra di liberazione fatta da giovani italiani, da partigiani, per appunto riconquistare la libertà del nostro Stato. Il contributo di queste tante ragazze e ragazzi, giovanissimi spesso, per la guerra di liberazione nazionale fu davvero determinante. Ci permette oggi di guardare a testa alta il corso della storia. Terminata la guerra, molte amministrazioni comunali, tra cui anche la nostra amministrazione comunale, decisero di tributare al sacrificio di questi partigiani antifascisti, patriotti, martiri per la libertà e padri costituenti, strade, corsi, piazze, parchi e così via. Le nostre città quindi hanno questa memoria storica, hanno luoghi intitolati alla memoria di questi eroi. Spesso nella nostra quotidianità, mentre camminiamo, mentre giriamo in bicicletta per la città, passiamo per queste vie e per questi parchi e non sappiamo chi siano queste persone, non ci domandiamo mai perché hanno intitolato una strada o un parco. E questo non è giusto nei confronti della storia e non è giusto nei confronti dell'importante sacrificio che queste ragazze e questi ragazzi fecero. Per questo il percorso della consulta che vogliamo proporre quest'anno è legato proprio alla biografia di queste persone, perché non accada più che quando si passa per queste strade nessuno possa sapere per quale motivo questa strada è stata dedicata proprio a quella persona. Cosa ha fatto quella persona per avere dedicato una strada? Divideremo in maniera equa ogni rappresentante della consulta le
l'elenco delle strade e dei parchi intitolate appunto ai partigiani, agli antifascisti, ai martiri della libertà, in modo tale che si possa compilare per ognuno una scheda. In ogni cartello stradale verrà poi inserito un QR code per collegare direttamente a una pagina internet dove poter leggere la biografia e scoprire la storia di questi ragazzi e di queste ragazze. Al termine di tutto il percorso verrà poi fatta una pubblicazione che raccoglierà tutte queste biografie e queste storie. Grazie a tutti e buon lavoro!